Happy, ma tu la guardi la TV? Sì, sì, certo. Cosa ti piace guardare? Mi piace guardare i cartoni animati, i film. Tipo? Tipo i supereroi. Qual è il tuo supereroe preferito? Non lo so, ce ne sono di più. Il mio supereroe preferito è Thor, Iron Man. Più, più. Ok, quando vuoi. Ciao ragazzi, bentornati su Mega Wow! Oggi vi voglio proprio ringraziare, perché in tantissimi mi state scrivendo per farmi complimenti per i miei tatuaggi. Molti di voi mi chiedono quanti ne ho e quando me li sono fatti, perché ho scelto proprio uno smile, un cerotto e una caramella. Beh, è stata una scelta molto lunga e complicata. Beh, no, non è vero. A dir proprio la verità, io sono nato così. Che ci posso fare? Ecco, guardatevi il video di Barbara adesso. A dopo! Ciao, ciao Happy! La storia di oggi è ambientata al centro commerciale Pop-up e il nostro panchino deve comprare un regalo alla sua Lollena. C'è stato qualche piccolo equivoco e stava per sbagliare regalo. E cosa pensi che ti farà, panchino? Io vorrei tanto il Pandora. E che cos'è? Un bracciale di moda carino. Vuole il Pandora. Ah, facciamo così. Se vedo panchino, gli do la dritta. Magari, bravo! Senti una cosa, ho la dritta perfetta. So cosa vuole la tua fidanzata. Vuole il Pandoro. Il Pandoro? Sì, me l'ha detto Kawaii. E a Kawaii l'ha detto Lollina. Quindi è una notizia sicura. Devo fare il regalo a Lollina per San Valentino. E che cosa le regali? Tu sei molto brava a fare i dolci, giusto? Sì. Mi fai un Pandoro? Un Pandoro? Eh sì, perché... A febbraio? Ho capito, ma Lollina vuole un Pandoro per San Valentino. È bizzarro chiedere un Pandoro a febbraio, non trovi? Tipiti. Cosa? Ma non era il Pandoro il regalo che voleva. Ah no? Era il Pandora. Panchino! Cosa c'è? Lollina vuole il Pandora e voi avete commissionato un Pandorro. Fai ancora in tempo. E dove dovrei andare? Lì, al centro commerciale. Ah, cosa? Al centro commerciale? No, mi sta venendo già... Ho le bolle. Guarda, mi sta salendo la febbre. La pianti? Vai. Mi accompagni? Hai copiato a Yang signorino. Come ho copiato Yang signorino? Ma se ho detto che sono nato così? Queste sono voglie, amico. Sono voglie! E stava per comprarle un Pandoro, mentre invece Lollina ha chiesto un Pandora! È il bracciale! Pensate un po' che cosa sarebbe successo se avesse regalato un Pandoro a febbraio invece di un bracciale. Comunque adesso lui sta dirigendo al centro commerciale per acquistarle appunto il regalo e quindi buona visione con la nostra storia. Ma guarda, un centro commerciale! Pop-up. Oh, vedo delle U! Eh sì, Alice, sono le U della UPIM. Eccoci panchino, siamo arrivati, ecco il corner della Pandora, dai su, scegli qualcosa. Sì cara, buongiorno cara. Lei che cosa vuole? È un regalo per la mia fidanzata. Un bracciale? Ok, quale perle scegli? Perle, allora vediamo un po', c'è il lucchetto, no, e c'è un gatto? Sì. No. Ma è carino il gattino. Ma non lo so, il Pac-Man, Pac-Man è bello. Sì dai, Pac-Man è fighissimo, prendi il Pac-Man, sì, le piacerà sicuro. Ma lei non gioca mica con i giochi. No, il Pac-Man direi di no. Le prendo la teiera. La teiera potrebbe essere interessante. Il tè è sempre interessante. No, poi c'è una bimba, un orzacchiotto. Ah, posso vedere l'ultimo? Certo, ecco qua, questa è l'ultima perla, un fiore di sakura. Ma quello è un ciliegio giapponese? Che bello! Ma quello è come il logo di Babu. Sì, prendiamo quello. Me lo incarta? Certo, ecco qui. Grazie cara. Anche Lollina si era recata al centro commerciale. Per fortuna in un orario diverso, infatti non si erano incontrati. Bene, devo prendere qualcosa di comodo e utile per panchino. Vediamo un po'. Ciao. Ciao. Allora, mi serve qualcosa di carino per il mio fidanzato. Forse le scarpe. No, però ce l'ha. Quello zaino è perfetto per lui. Ho scelto, vorrei quello zaino blu e nero. Quanto costa? 2,70. Perfetto, me lo incarta? Certo. Grazie cara, quanto pago? 2,70. Euro? No, milioni. Cosa? Ecco, ti pareva. Posso pagare con la carta di credito? Certo. Ok, andiamo. Ah, ho dimenticato, devo riprendere la carta di credito. Non c'è più. Come non c'è più? Si è sciolta. Ah, si è sciolta. I piccioncini mangiarono nel più bel ristorante della città e alla fine era il momento di scambiarsi i regali di San Valentino. Senti cara. Dimmi panchino. Avrei un regalo per te. Oh, anche
anch'io. Questa bustina è per te. Grazie, cara. Posso guardare che c'è dentro? Eh certo. Wow, è uno zaino. Sì, ti piace? È perfetto per i miei colori. È veramente fighissimo. Grazie, cara. Ecco, tesoro. Bene, adesso aspettiamo che sparecchino, così porto il tuo regalo. Wow, che velocità. Io sono sempre super veloce. Beh, allora, cara, posso mettere il tuo regalo? Mamma mia, è grandissimo. Che cosa ci sarà qui dentro? L'ho preso da Pandora. Oh, che cosa meravigliosa. Ma è così grande la scatola. Non sarà mica un Pandoro. Cara, ma chi mai penserebbe di regalarti un Pandoro a febbraio? Ah, beh, meno male. All'interno della scatola c'era proprio il braccialetto che piaceva a Lollina. Ma questo è quello col fiore di Sakura. Ci posso credere, è bellissimo. Lo posso mettere? Certo, cara, che te l'ho comprato a fare. Ma è stupendo. E vorrei vedere con quello che l'ho pagato. Cosa? Non ho niente, cara. Come mi sta? Sei bellissima, cara. Senti, a questo punto mi verrebbe tanta voglia di darti un bacino. Posso? Sì, vai, cara. Grazie, è proprio un regalo bellissimo. Senti, cara, dovrei chiederti una cosa. Dimmi tutto, tesoro. Potresti pagare il conto del ristorante? Certo, ma hai dimenticato la carta di credito? No. E cioè? Si è sciolta. Ma come? È una storia lunga, lascia perdere. Ah, ok, non c'è problema. Ma quanto è bello il mio braccialetto. Sei veramente il mio panchino dorato. E tu sei la mia lollina del cuore. Buon San Valentino. Buon San Valentino, cara. Ragazzi, la serata è andata benissimo. Per fortuna panchino non ha regalato un Pandoro, ma un Pandora. E soprattutto Lollina non si è neanche accorta che lui all'inizio si era sbagliato e aveva confuso le cose. Bene, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Happy, ti sei divertito? Spero di sì, così faremo altre storie su Mega Wow. Vi ricordo, la prima parte di questa storia, quella piena di pasticci, la potete vedere nel canale di Barbara D'Alessandro. E così vedrete anche che cosa è successo prima. Perché? Che cosa è successo prima? No, Lollina, tu non devi sapere niente, che è meglio. Ah, vabbè. Ragazzi, grazie per aver visto questo video. Ciao Happy, un bacione grande a te e un bacio a tutti quanti. Come dico sempre, alla fine di ogni video, iscrivetevi a Mega Wow e seguiteci anche nei nostri canali. Ciao! Ciao! Cavolo, ragazzi, mi ero dimenticato. Ho anche un teschio e un fulmine sulla faccia. E sì, sono tatuaggi, non sono voglie. E hai copiato a Yang, signorino? No, non ho copiato nessuno. Vabbè, a voi qual è il tatuaggio che vi piace di più? Bene, iscrivetevi al canale e continuate a seguirmi. Ciao!